Testimonianze. Tutte le testimonianze orali sono state raccolte dall'autrice a Mosca tra il novembre 1996 e l'estate 1999. Polina Elman, Vladimirovna, classe 1919. Ufficiale di rotta del 46 Reggimento femminile da bombardamento leggero notturno della Guardia, decorata con la stella d'oro di eroina dell'Unione Sovietica. Sono nata il 24 ottobre 1919 a Gomel, Bielorussia, dove nel 1938 ho concluso brillantemente i dieci anni di scuola dell'obbligo. Nella stessa città ho frequentato a partire dal 1937 un aeroclub e ho seguito un corso di volo a vela. Nel 1938 mi sono iscritta alla facoltà di storia dell'Università di Mosca e nel 1941 sono entrata come volontaria nell'Armata Rossa. Dopo aver seguito i corsi brevi della scuola d'aviazione militare di Engels, sono divenuto ufficiale di rotta del 46 Reggimento Aviatorio Femminile della Guardia, per il quale ho compiuto 860 voli di guerra. Nell'estate del 42 ho partecipato alle operazioni militari intorno a Vorosilograd. Ho combattuto quindi nel Caucaso settentrionale, nel Kuban, in Crimea. In Bielorussia, Polonia, fino alla disfatta definitiva della Wehrmacht in Germania. Per disposizione del Soviet Supremo dell'URSS sono stata decorata con la stella d'oro di eroina dell'Unione Sovietica. Il 15 maggio 1946, oltre ad avere ricevuto la medaglia dell'Ordine di Lenin, quella della Stella Rossa, due decorazioni dell'Ordine Guerra Patriottica, due dell'Ordine della Stella Rossa e altre 19 medaglie, ho prestato servizio nell'esercito sovietico fino al 1957. Nel 1951 avevo concluso i corsi di lingue presso l'Istituto Militare conseguendo la qualifica di traduttrice, interprete di lingua spagnola, specializzandomi in altri istituti militari di Mosca dove ho raggiunto il grado di maggiore. Dal 1959 al 1990 ho lavorato all'Istituto di Scienze Sociali nel corso di Economia Politica. Nel biennio 1965-66 ho trascorso un periodo di ricerca a Cuba nell'ambito di un progetto di scambio con l'Università di Cuba. Negli ultimi anni ho partecipato inoltre a dei viaggi d'amicizia con i reduci dell'URSS in Uruguay, Israele, Spagna e Argentina. Sono andata in pensione nel 1990. Compagne d'amiche. Ira Sebrova, il suo nome non compare spesso sulle carte stampate, eppure vorrei dire qualcosa sulle mie amatissime compagne d'armi andarono volontari al fronte ragazze provenienti da tutte le repubbliche del nostro immenso paese e in tre anni non si, sono, non si presero mai dei giorni di riposo nonostante i rischi mortali che affrontarono ogni notte. Da allora nel nostro collettivo nacque un'amicizia che abbiamo alimentato per tutta la vita. L'affetto profondo che ci univa ci ha permesso di reggere le condizioni difficilissime imposte dalla guerra e di arricchire la nostra vita nel periodo di pace. Su ognuna delle mie compagne posso esprimere molti elogi. Cito per prima Ira Sebrova, comandante del mio gruppo. Il suo nome non compare spesso sulla stampa o in altre pubblicazioni, eppure quella ragazza di Mosca così modesta e riservata dovrebbe essere ricordata per prima, per i suoi meriti di guerra. È riuscita a compiere più di 1800 voli, il record massimo di tutta la nostra aviazione. Riusciva a centrare il bersaglio con una precisione ed una efficacia insuperabili. Nel marzo 1942, tre aerei del nostro reggimento carichi di bombe capitarono nel mezzo di una tempesta e si schiantarono. Due equipaggi persero la vita. Nel terzo aereo volava l'equipaggio composto da Ira Sebrova e dall'ex studentessa della facoltà di meccanica e matematica dell'Università statale di Mosca, Rufina Caseva, che rimase miracolosamente in vita. Un pilota di grande esperienza come Marina Mikhailovna Raskova ci spiegò allora: "In situazioni del genere la possibilità di rimanere in vita è solo dell'1%." Per questo, Ira e Rufa furono insignite dell'onoreficenza di eroine dell'Unione Sovietica. Nel 1943, durante i furiosi attacchi che ci impegnarono nella penisola di Kerch, il tenente Sebrova fu colpito e riportò un trauma molto serio. Ciò nonostante, tentò un atterraggio in quella piazza d'armi, disseminata di proiettili. In entrambi i casi rifiutò il ricovero in ospedale, temendo che i medici la inviassero nelle retrovie. Ha continuato a compiere voli di, di guerra fino agli ultimi giorni dei combattimenti, ottenendo ancora cinque alte decorazioni e molte medaglie. Dopo la guerra Irina Fedorovna ha continuato gli studi, trovato un lavoro, si è sposata felicemente, crescendo con amore da prima una figlia e poi una nipotina. La mia amica più cara Galia Dukuto, Dukutovi, Dukutovic. Io arrivai al reggimento insieme alla mia amica più cara Galia Dukutovic, una ragazza proveniente dalla Bielorussia. Il mio bellissimo rapporto con lei finì il 31 luglio 1943, quando Galia bruciò con il suo aereo ma risaliva al 1933 e è durato dieci anni, un periodo molto breve, che corrisponde per me agli anni più luminosi della mia fanciullezza e della prima giovinezza, per Galia alla metà della sua vita e a tutta quella di cui lei fu consapevole. Infatti è scomparsa prima di riuscire a compiere i ventitré anni voglio dedicarle un'attenzione speciale, perché è stata una delle persone a me più care. Ricordo che nel 1933, quando io frequentavo la quinta elementare in una scuola di gomel, arrivò una luna nuova, alta, magrissima, dai capelli bruni e le guance rosee. Facemmo amicizia molto presto, divenne la mia compagna di banco e da allora fumo inseparabili. Nell'ultimo periodo della sua vita, Galia ri ricordò gli anni di scuola scrivendo nel suo diario: un giorno, capitò nel nostro. Un circolo letterario dove discutevamo a lungo appassionatamente di Molière, una compagna di scuola, piccolina e magra, con gli occhi scuri, che si chiamava Polina. Da allora nacque tra di noi un'amicizia così forte che usavamo lo stesso linguaggio, gioivamo o soffrivamo per gli stessi motivi. In classe eravamo sempre insieme dopo la scuola Idem, passavamo dalla sua casa alla mia e chiacchieravamo allegramente per ore. Galia Aveva scritto questi appunti il 24 settembre 1942 nell'ospedale di Ashabad, quando fu ricoverata per curare le gravi ferite riportate in un incidente. Era una persona originale, dal carattere luminoso, una sognatrice, che amava la musica e la poesia. A scuola si iscrisse ai corsi di pianoforte conseguendo risultati lusinghieri anche al fronte, se mai poteva, aveva sempre con sé un quaderno di appunti per annotarvi i versi che nascevano con facilità dalla sua mente fantasiosa. Se non fosse scomparsa così presto, credo che si sarebbe distinta come autrice di pregevoli opere letterarie. Era però anche una ragazza dotata di grandi capacità organizzative, estremamente disciplinata, esigente verso se stessa e verso gli altri. A Gomel si era dedicata con passione all'attività sportiva, divenendo in breve una delle migliori ginnaste della città. La nostra vita non era facile ma piena di interessi. D'inverno la scuola e l'aeroclub, d'estate la pista per il volo a vela e poi l'aeroporto. Ci godevamo il nostro bellissimo fiume Sos e un meraviglioso parco. Passavamo ore nel giardino della nonna di Galia e molto spesso a casa mia. I genitori di Galia, e ciò è facilmente comprensibile in una famiglia che ha un solo figlio, non erano per niente felici che lei frequentasse l'ario club. Trovammo invece entrambe molta comprensione da parte di mia mamma. Galia la amava molto. Arrivava da noi quasi ogni giorno con un mazzo di fiori raccolto nel giardino di sua nonna. Per il mio fratello più piccolo, lei era una sorella e Galia considerava mia madre come la sua seconda mamma. Ha scritto nel suo diario. La mia seconda mamma era mamma Poli, una donna formosa di mezza età, molto semplice e intelligente, che suscitava molta simpatia. Il 25 agosto 1937 ci lanciammo per la prima volta con il paracadute, una dopo l'altra, dallo stesso apparecchio, atterrando in un campo di patate. Io guardai il cielo e riuscii a scorgere il lancio successivo, era proprio Galia, che felicità! Nell'estate del trentotto, dopo aver concluso dei corsi di teoria nell'Aeroclub, iniziamo la pratica di volo. Galia fu la prima a completare con sicurezza il programma di addestramento e ultimata con il, con il massimo dei voti. La scuola dell'obbligo si iscrisse all'Istituto per l'Aviazione di Mosca. In un Aeroclub della capitale continuò a esercitarsi nel volo e nel paracadutismo. Quando scoppiò la guerra lei si trovava in un campo sportivo per prepararsi alla parata aviatoria di Tuscina. Avrebbe dovuto far parte di uno stormo. Purtroppo la manifestazione fu sospesa e i campioni sportivi si impegnarono a costruire difese intorno a Mosca. Il bando d'arruolamento arrivò all'Istituto per l'aviazione di Mosca prima che all'università e perciò, corremmo insieme all'appuntamento, con il maggiore Raskova. Galia si inserì com, come me nel gruppo degli ufficiali di rotta e partecipò ai corsi ad addestramento con passione e grande disciplina. Le sue qualità furono notate dai comandi e perciò ancora prima della nascita del 588 reggimento Galia fu nominata aiutante di squadriglia, cosa che lei considerò come un evento catastrofico desiderava volare, distruggere aerei nemici, e invece la costringevano a seguire l'attività dello Stato Maggiore. Le nostre compagne non avevano capito quanto profondamente Galia fosse rimasta ferita per questa nomina. Una volta se ne lamentò con me. Adesso dimmi perché la sorte ha voluto accanirsi nei miei confronti. Quando tu, che fino a poco tempo fa consideravi lo studio nella storia come lo scopo principale della tua vita, ora hai il tuo equipaggio e voli regolarmente verso gli obiettivi, io invece sono costretta a supplicare per poter compiere un volo ogni tanto e magari ogni volta su un aereo diverso. Non potevo contraddirla, visto che era uno dei migliori ufficiali di rotta del nostro reggimento. Annunciando la morte di Gali a sua madre, con una lettera le promisi che se avessi avuto una figlia le avrei dato il suo nome. Ho mantenuto la parola. Quando la guerra finì, consegnai i diari e i quaderni di versi di Gali a sua mamma, che li intonò al museo di Minsk. Ho tenuto per messo una copia dei suoi versi. Nel 1974 mia figlia Galia ha concluso brillantemente gli studi alla facoltà di storia all'Università statale di Mosca. Dusia Nosal, primo comandante del mio equipaggio. I nostri equipaggi erano costituiti da un pilota, da un ufficiale di rotta e dal personale tecnico di terra. La prima comandante del mio equipaggio fu un'ucraina molto allegra, Dusia Nosal, uno dei migliori piloti del nostro reggimento. A lei capitò spesso di dover portare a termine le missioni più rischiose e impegnative, ma la sua gioia di vivere e la vivacità del suo carattere le furono di molto aiuto. In poco tempo divenne vicecomandante di squadriglia. Il 23 aprile 1943 il sottotenente Eudokia Ivanovna Nosal fu colpita da un caccia nemico nei pressi di Novorossiysk. L'aereo e la sua salma giunsero in aeroporto grazie al coraggio della moscovi moscovita eh, Glafira Kashirina, allora giovanissimo pilota ufficiale di rotta alle prime prove. Poco dopo avrebbe perso la vita anche lei. Il 23 maggio 1943 Eudokia Ivanovna Nosal fu decorata post mortem come eroina dell'Unione Sovietica, era la prima volta che tale onorificenza veniva attribuita alle combattenti della Grande Guerra Patriottica, una meravigliosa aviatrice tartara. Magiba Aseinovna Sitlanovna o Marta, come l'abbiamo soprannominata noi, era giunta nel nostro reggimento agli inizi del 43 e portò a termine il suo primo volo di guerra nel giorno in cui il nostro reggimento divenne reggimento della guardia. Allora lei mi disse «Devo fare ancora molta pratica per meritarmi quest'onoreficenza». Voi veterani del reggimento avete già compiuto duecento voli. Io sto solo. sto solo agli sono, sono inizi, devo recuperare. Ed è riuscita a farlo. E come? Maghiba era una ragazza molto volitiva, divenne uno dei migliori piloti della nostra unità, dei più capaci e meritevoli del titolo di eroe dell'Unione Sovietica. Le piaceva moltissimo volare, ricordo un giorno in cui non riusciva a frenare il proprio entusiasmo nella notte tra il 17 e il 18 aprile 1943, dovevamo colpire un'area un situata intorno a Novorossi, faceva molto buio, non si riusciva quasi a individuare il campo di battaglia. L'obiettivo si trovava non lontano dalla linea del fuoco ed era debolmente illuminato dalle luci della contraerea. Ci avvicinammo in volo e sganciammo le bombe. Nel giro di qualche secondo si sprigionarono delle fiamme e scorgemmo a terra le scintille caratteristiche delle munizioni che esplodevano. A causa del rombo del motore quasi non si udiva il loro crepitio. La timida e controllata Maghiba non Stava più nella pelle, esultava perché un successo del genere non era molto frequente. Non voglio dimenticare i nostri meccanici. Non voglio dimenticare i nostri meccanici che in periodi diversi hanno lavorato nei nostri aerei, come Katria Brojko proveniente da Rostov, le moscovitte Anna Irlina, Glafira Kashirina e le armiere Nina Buzina, Zina Bisneva. Racima Orlova e Anna Kalakolnikova. Come hanno fatto a resistere, lavorando a giorno e notte per preparare i nostri aerei ed armare i nostri equipaggi senza commettere mai un errore? Tutto il loro collettivo ha cercato continuamente, insieme a noi ufficiali di rotta e piloti, un metodo di lavoro razionale per tutelare le forze di ognuna e ottenere il massimo dell'efficienza hanno fatto ricorso a tutte le loro capacità ed energie per occuparsi delle parti meccaniche dei nostri aerei, per ungere con il grasso il motore, provarlo, aiutarci a caricare le bombe e far decolare l'apparecchio. Queste operazioni richiedevano non meno di venti minuti. L'equipaggio ne approfittava allora per discutere con il comando di alcuni particolari riguardanti gli obiettivi da colpire o il campo di battaglia. L'aereo non faceva in tempo ad arrivare sulla pista che era già circondato dai meccanici che lo illuminavano con le loro torce, mentre le armiere, dopo un breve controllo, caricavano contemporaneamente le bombe, preparavano la mitragliatrice, accendevano il motore. I tecnici dello stato maggiore salivano in cabina per accompagnare l'equipaggio nella missione. Gli ultimi preparativi per il decollo richiedevano dai 5 ai 7 minuti. Il successo del nostro lavoro si deve proprio a questa velocità e al fatto che ognuno dei nostri equipaggi riusciva a compiere in una notte due o tre voli in più rispetto a quelli delle altre formazioni aeree. Ho finito la guerra volando insieme alla famosa aviatrice d'origine russa, Razia Ermoleva Aronova. Non riesco a scrivere di Raya senza emozionarmi. Ho compiuto in cabina con lei più di cinquecento voli. Raya è stata una pilota eccellente, reattiva e appassionata per carattere, dimostrava invece un eccezionale auto autocontrollo e sangue freddo in volo, non si perdeva d'animo nelle situazioni più difficili, in mezzo alle luci dei proiettori più, più potenti, nel corso di un attacco, era in grado di prendere velocemente le decisioni necessarie di centrare il bersaglio con esattezza matematica. Dapprima come ufficiale di rotta, poi come pilota, riuscì a compiere 960 voli. Nella primavera del 43, si combatteva con accanimento lungo la cosiddetta linea azzurra. Raya rimase gravemente ferita. Dopo l'operazione, fuggì dall'ospedale e, con qualche mezzo di fortuna, ritornò nel nostro aeroporto, impegnandosi subito nell'attività bellica. In quel periodo il reggimento aveva subito gravi perdite e aveva bisogno di rincalzi. Raya, malgrado non si fosse del tutto ripresa, aveva cominciato ad addestrarsi come pilota. In breve rioccupò la cabina di pilotaggio. Io sedevo in quella dell'ufficiale di rotta e continuò a combattere fino al giorno della vittoria. Insieme abbiamo gioito nei momenti felici e pianto in quelli tristi. Ci unirono non solo i voli compiuti insieme ma molte altre affinità, come la passione per la letteratura. Quando ancora facevamo parte di equipaggi diversi, avevamo composto insieme i versi satirici affreschi dei nostri risvegli che entusiasmarono le nostre compagne. Anche Raja fu decorata come eroina dell'Unione Sovietica. Donna di eccezionale talento, era dotata anche di una bellissima voce. Nelle notti in cui eravamo fermi in aeroporto, le sue canzoni, oltre a distrarci, centravano nell'anima. Fu la vedette di alcune indimenticabili serate. Nel dopoguerra espresse il suo talento letterario in numerose pubblicazioni e divenne membro dell'Associazione dei giornalisti dell'Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche. Compose altri versi, continuando a svolgere la propria attività fino all'ultimo, quando, in un triste giorno del 1982, il figlio la trovò a esamine nella sua casa. Raja teneva ancora in mano un quaderno di appunti.